Bene, finalmente sono arrivato. Il mio signore padrone sarà contentissimo del mio operato, ne sono sicuro. Certo, ci è voluto del tempo, ma alla fine sono riuscito nell'intento. Ho seguito alla lettera tutti i suoi comandi e adesso finalmente potrò godere di una ricompensa. Magari mi metterà al comando di una delle sue schiere. Eccolo il mio padrone che riposa. Padrone, sono arrivato! La missione è stata compiuta. Quell'inetto di Criamor è stato distrutto esattamente come volevate. Adesso vengo e vi descriverò tutto nei dettagli. Eccomi, mio signore! Come avete ordinato! Il piano è stato portato a termine. Di Criamor non resta che un cumulo di macerie. La sua base è stata completamente distrutta. Lui, i suoi animali e tutti i suoi averi giacciono sotto cumuli di cenere. Tu dici che Criamor è morto, è sepolto. Che il mio nemico da sempre è finito. Ne sei convinto? Mio signore, certo, ho messo tanta di quella dinamite che non può essere sopravvissuto in nessuna maniera. La casa era praticamente imbottita, ricolma fino al soffitto, persino nella sua camera da letto. Sei solo un inutile servo! Criamor è ancora vivo, sciocco. Tu dovevi semplicemente ucciderlo nel sonno e invece lui è sopravvissuto. Adesso pagherai con la tua stessa vita. Signore, non è possibile, vi prego! Criamor, questo è solo l'inizio per te. Oh mio Dio, ma che cazzarola! Oh signore, ma... Per fortuna almeno voi state bene, ma che cazzo è successo alla mia base? C'è fuoco da tutte le parti. Penso proprio che quello non era un creeper. E come cavolo me ne esco io adesso da qua? Voi restate qua, eh? Vengo subito. Aia. Andiamo bene. Devo cercare di capire i danni. Che danni sono stati fatti? Allora, devo... Oh mio Dio, ma io vedo... È tutto distrutto, ma come cazzarola? Oh, signore, vorrei tanto sapere che cazzo è successo nella mia base. C'è proprio fuoco da tutte le parti. Ok, rientriamo in base. Non rientriamo in base di qua. Va bene. Dobbiamo andare sott'acqua, ok. Non è un bel vedere la mia base. Ok ragazzi, abbiamo la base che ha avuto un piccolissimo problema, ma cose proprio risolvibili, penso. Forse una fuga di gas, anche se non avevo ancora messo i gas in casa, ecco. Oddio, forse il problema è un po' più grande. Salve Polly, voi vi siete salvati? Bene, mi fa molto piacere. Andiamo un attimo a vedere cosa è rimasto... della mia base. Non è rimasto niente della mia base. Non è rimasto assolutamente niente. Cioè, non c'è assolutamente niente. Oh mio Dio. Ma è tutto disastrato. Ragazzi, voi qua che cosa dite? Questo era un sistema di trasporto degli oggetti che vi volevo far vedere, ma... Voi vi siete salvati? Mucche, le pecore sono andate. Ok. Bene. Molto, molto bene. Andiamo a vedere un attimo... Posso salire? Da qualche parte... non penso di poter salire. Ok, saliamo di qua.
Ah, ecco, questa è la nostra base. Perfetto. Perfettissimo. Vediamo di... ok. Va bene, ragazzi, io cerco di recuperare un po' di cose che sono esplose dal magazzino e ci becchiamo fra un po'. Ok, e anche qua ho recuperato tutto. Bene, ragazzi, ho preso tutto quello che... Tutto mo adesso, erano rimaste due o tre cose. E niente, penso proprio che la nostra base è andata. E anche io tra un po'. Ok, non dovevo andare così. Dove sto andando? Aiuto, sto morendo. Devo uscire. C'era un buco? Da qua si può uscire. Sì, ok. Perfetto. Bene, ho recuperato tutto. Quello che vi volevo far vedere nell'altra puntata, accidenti, era questa bellissima torre che doveva essere un sistema per trasportare gli oggetti in alto e che adesso è non so che cazzo è diventato. Ma... E poi avevo fatto anche un altro spostamento che adesso vi farò vedere se riesco. Vabbè, al di là del fatto che qui è tutto distrutto, perché volevo fare una cosa molto più carina, avevo creato questa porta che portava direttamente alla nostra farm di esperienza. Ecco, praticamente la base ce l'hanno distrutto, come potete vedere. Però non è tutto perduto, perché sicuramente qua c'è lo zampino di qualcuno. Cioè, la mia base non poteva esplodere, non c'era nulla di esplosivo, non avevo nemmeno le TNT. E se le avevo, sicuramente non erano così tante. Quindi non può essere stato un gas, non siamo nemmeno nel Nether. Quindi se la nostra base è esplosa è perché qualcuno ce l'ha fatta esplodere. Ma chi sarà stato? Cioè, chi cazzo può volere me morto? Comunque, non è andato tutto così male, perché alla fine un po' di materiali, oddio, li abbiamo recuperati. E io comunque avevo preparato una sorpresa che era in questa stanza, che adesso è un disastro. E per fortuna ho già controllato, non è andata persa. Infatti tutto il materiale che io sono riuscito a recuperare dalla nostra casa l'ho messo esattamente qui dietro. Ecco qua. Ragazzi, vi presento il nostro nuovo mezzo di trasporto. Non è una zattera, non è una zattera, siete molto fuori strada. E adesso vi spiego anche il perché. Come potete vedere dalla barra degli strumenti, ho deciso che la nostra serie adesso sarà una serie moddata. Sarà una serie survival che manterrà comunque l'aspetto survival, quindi ci occuperemo comunque di costruzioni, ci occuperemo di esplorazioni, ma abbiamo aggiunto una marea di mod per rendere tutto molto molto più interessante. Quindi non useremo come ovviamente trucchi, quindi non citeremo, non ci metteremo in modalità creativa. Ma ci divertiremo sicuramente di più. E le mod che abbiamo inserito poi ve le svelerò piano piano, anche se una penso che si veda perché abbiamo lì bello in alto un sacco di nuove skill. Ma comunque vi dicevo, questo sarà il nostro nuovo mezzo di trasporto. Come vedete ho raccolto qualcosa. Ecco qua. Le cose che abbiamo salvato. E adesso, cari miei, con la Archimede Ship abbiamo costruito questa, vabbè, questa piccolissima nave barca, la assembliamo e possiamo tranquillamente dire addio alla nostra vecchia base. Addio base, è stato bellissimo averti. Ci siamo divertiti un sacco, ma nuovi mondi ci aspettano e soprattutto dobbiamo scoprire chi è che ci ha fatto il culo in questo modo orribile, chi cazzo voleva distruggere la nostra base in questo modo. Questo non lo so nemmeno io. Però penso che lo scopriremo. Eccoci qua. Adesso ci facciamo un attimo una sorvolata della base e vediamo che cosa è successo anche dall'alto. Ecco la nostra base. Questo è quello che rimane della nostra base, cioè niente, praticamente niente, niente di niente di niente. Ok, diamo un ultimo saluto alla nostra base. Poi andrò a sbloccare anche i nostri animaletti in modo che ci potranno seguire e noi ce ne andremo da questo posto. Adesso parcheggio un attimo, sblocco i nostri pet, quindi il nostro cane e il nostro gatto, e poi ci incamminiamo
e cerchiamo un nuovo posto dove costruire una nuova base. Bene, ragazzi, gli animali sono stati sbloccati, quindi appena rimetteremo piede sulla terraferma si teletrasporteranno. E quindi diamo un ultimo addio a quella che è stata la nostra base, dove abbiamo girato un bel po' di puntate, ma purtroppo non ci torneremo mai più. Ci dirigeremo verso altri orizzonti. Prendiamo quota. Bene, ragazzi, finalmente ho trovato un punto che mi piace. E come vedete ho un gatto nero e ho un cane con un altro guinzaglio. Perché praticamente io li avevo sbloccati. Però purtroppo non si sono teletrasportati molto bene. Sono andati nel fuoco e quindi strada facendo ho trovato altri due animaletti domestici ai quali dovremmo dare un nome. Però vedete, il gatto adesso è molto più simile al mio gatto nella vita reale, è bianco e nero, il cane è sempre quello. Comunque, abbiamo trovato questa bellissima zona pianeggiante con l'accesso al mare, come potete vedere, dove qui faremo la nostra nuova base e sarà una base completamente diversa da quella che avevamo nella montagna. Sarà una base innanzitutto non all'interno di una montagna, ma sarà una base fatta direttamente in pianura. Ci faremo una bella villa con tutti i comfort e nel mentre indagheremo su chi e che cosa soprattutto ci ha voluto fare la pelle. E poi strada facendo andremo ad esplorare la marea di mod che ho inserito in questa nuova serie. Io spero che la mia idea vi piaccia, spero che vi divertiate ancora a seguire questa serie. Se avete suggerimenti, consigli, o che ne so, in questo caso anche mod da consigliarmi da inserire in questo pacchetto che ho, tra virgolette, costruito. Basta che me lo scrivete nei commenti. Io spero che vi divertiate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!